Non ti preoccupare. Te non ti preoccupare, te ora ti metti così a sedere, fo tutto io. No, dai, c'ho bisogno di un consultare, dai. Oioi. Senti, guarda, c'è di Giallini nazionale. Bra. Se tu andavi a vedere la partita ti manda a fare in culo, eh. Beh, sei chiari. Ma non ti preoccupare, se tu ti ergoni, te stai zitto, tanto. Speriamo non si senta. Che non si senta tanto il ventilatore. Perché. Dai, metti a sedere tranquillo. Lo fa tutto io, non ti preoccupare. Allora, buttato fuori il cane, ma mi fa un gran caldo, mi ha strascicato. No, le sono questioni di principio. Oh, scusate, la Susanna è di là a vedere la partita, lei è una tifosa, poi con la Germania, figurati. La Germania non ci sente, eh? Sono parenti, sono tutti immigrati dai sud, Italia, Francia, Germania, perché pare lei. Che ti pare che lei la lasci la nazionale italiana? Ognuno che si gratta le sue crosti. Io sono una persona con delle idee di principio, giuste o sbagliate non me ne frega nulla. Io mi dispiace, ma no, nell'80 mi garbò di molto. Nell'80 Italia-Germania mi garbò di molto, ma c'era tutta un'altra situazione. Tanto 82 anni fa, mi ricordo, 82 milioni, insomma, intanto c'era Sandro Pertini presidente, e no questo sbucciacapetani, capito? E c'è una bella differenza tra chi ha fatto la galera per le sue idee e chi invece chi ha sempre fatto altro che lo Hilton a 5 stelle, capito? Intanto, punto primo. Poi nell'80 c'era ancora la speranza che qualcosa si potesse fare. Invece ora quello lì e gli scommette e ancora mi viene, come si faccia a tenerlo come portiere della nazionale, uno che scommette, a me mi sembra il corno dei corni. No, pazienza. Scommetto che io perdo 1-0, sono il portiere, io direi, ma insomma, lasciamo fare, no. Amelia, stai ferma, no, non lasciamo, non gli far dire nulla, perché la candela batte l'alito, perché la vuoi studiare il volo, se tu ti avvicini. Ai, che caldo, bestia. Ragazzi, ma dall'estero venisse qualcosa di buono. Dalla Russia e la Liguria. Dalla Cina. Dalla Cina viene i cinesi, no? Dalla Cina viene l'influenza. L'asiatica. Dall'Africa, madonna buona, le cavallette e questi hardi maledetti accidenta a ogni cosa. Dall'America viene il Coca-Cola. E la CIA, e tu immagini, ma che c'è qualcosa di buono? Qualcosina di buono dal mondo di fuori? Certo, anche noi sai il Papa, un governo di delinquenti. Allora, se stasera va a pigliare da bere, se la Susanna la trasporta, la se lo dà. Gelatino, c'è anche, ci dovrebbe essere anche il gelato, ora il gelato può pigliarlo anch'io. Io mamma. Tanto tra poco mi taglio, sicché ho da andare di sicuro di là. Tra poco mi taglio. No, quello è un obbligo. È quasi da contratto. Non c'è uno strumento che non abbia il segno di sangue mio. Che appena mi taglio, se è di là piace l'otto.
No, di solito c'è o Andrea il Landi o Lapo. Quando c'è Andrea il Landi non si vede perché sta zitto, lui non dice niente. Quando c'è Lapo invece lui si garba di la sua, giustamente, che siamo in due. Quando c'è Roberto che viene dai Veneto, anche lui defilato ma può dire la sua, giustamente. Che ora se ti metti lì, si dice che tu ti chiami? Ma se non ti dico, tanto si dice mica nome e cognome. Vabbè, non c'è. E poi tu ti devi avvergognare di fare un filmato insieme a me, eh. Accidenta a te. Tu sei come Andrea, vedi lì a stare zitto, anche quando gli dico le peggio cose. Mamma mia. Ma senta, non me ne frega nulla, vada tutta a Marengo, in Maora, euro, ogni cosa, non mi interessa più niente. Tanto io non c'ho nulla, non mi piglia nulla. La mia mamma ha questa casa c'è una storia, lo sai. Questa casa è stata costruita, il mio nonno gli era, noi il babbo di mio babbo, no, lui se la dà, lui fu più furbo, se la dà alla macchia. E invece il babbo della mia mamma, sul Monte Santo, e subirono un contrattacco, lui era della fanteria, rimase ferito e con un contrattacco della cavalleria austriaca gli passarono di sopra, sicché gli era ferito molto grave. E quindi lui era un grande invalido della grande guerra. E quindi quando tornò, vivo per miracolo, e siccome c'aveva una certa istruzione e tutto il resto, fece l'impiegato della fabbrica Ginori. Impiegato non fabbrica Ginori, no, sì, no, no, operaio, impiegato. Ieri il direttore della... era un bel posto, eh. Insomma, nel 48, siccome lui è sempre stato di sinistra, no, lui era socialista, no, non era comune, era socialista di Gedimoni però. E che successe? E lo licenziarono nel 48. E quest'uomo si trovò in una situazione di merda. Il giorno dopo la lettera di licenziamento gli venne un infarto e morì. E allora, e che succede? Però dopo un pochino gli arrivò il controordine, perché lui, in qualità di grande invalido della guerra, non poteva essere licenziato per legge. Ma ormai era morto. E allora gli diedero una miseria di soldi, anni 48, e la mia mamma e la mia nonna, poi mio papà, che nel frattempo si era sposato con la mia mamma, fecero questa casa. Che questa casa per noi è il sangue del nostro sangue, capito? Poi dopo i compagni, siccome ci avevano il permesso per costruire ma non gli era ancora arrivato, gli fecero una multa di 150 milioni nel 48, perché avevano cominciato i lavori prima che tanto dovevano arrivare, gli aveva chiesto il permesso, gli hanno stati 5 anni a mangiare patate, i compagni, capito, di partita a Sesto, gli mandarono il controllo e Maria, mio papà mi ha detto, questa casa, il primo che si avvicina, te ti barichi dentro e la fai saltare per l'aria, poi dici fai che ti pare. Ma hai ragione, lo farò, se qualcuno me la rompe il cazzo mi barrico e fa saltare per l'aria mia cosa. Tu di notte? Non tu mi conosci.